L'ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Carlo Gugliotta in voce con voi come ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 in questa serata che non so perché, ecco, c'è una doppia corrente di pensiero, no? Tutti dicono è la serata di Halloween, in realtà sarebbe la serata che precede ogni santi, comunque vada, insomma, buona serata a tutti perché domani è festa, le giornate si stanno accorciando perché, come dire, è anche subentrata la cosiddetta ora solare e quindi magari si ha anche un po' più di voglia di stare a casa e stare davanti ai vostri apparecchi, smartphone, tablet o anche così, insomma, computer per ascoltare le vostre trasmissioni radiofoniche preferite e tra queste ovviamente ci siamo anche noi. Lo diciamo senza ombra di dubbio perché siete già tantissimi a scriverci sul nostro gruppo ufficiale di Facebook, Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro, su bikelive.it e su inbici.net. Queste ovviamente sono le coordinate perché ricordiamo che potete ascoltare Ultimo Chilometro sia sul sito inbici.net sia sul sito bikelive.it. A proposito di Inbici, vorrei iniziare questa serata con una bella iniziativa con la quale si chiude l'anno solare del circuito Inbici Top Challenge e ovviamente ce ne parla Sara Falco che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Sara, ben trovata Ultimo Chilometro. Buonasera Carlo e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che sono anche, i vostri, perché insomma, diciamolo. E ovviamente buon Halloween anche a te, ma ti travesti questa sera? Sai che io non ho bisogno di travestimenti. Ma non è vero, assolutamente. Travestiamo Maurizio. Sei in macchina, quindi neanche Maurizio si traveste. Vabbè, come non detto. No. Ecco, però al di là di tutto, insomma, ecco, parliamo della prossima settimana, o meglio, ormai mancano pochi giorni, non è più tra una settimana. Sabato. Ecco, di questo sabato. Perché ci sarà una mega festa, io direi più che una cerimonia, organizzata da Inbici Top Challenge, che si svolgerà a Riccione. Sì, esatto Carlo, noi come tutti gli anni a chiusura di stagione faremo una cerimonia, una festa di presentazione di quello che il gruppo editoriale di Inbici farà per l'anno successivo, quindi in questo caso per il 2018. Sarà proprio a Riccione, al Palazzo del Turismo, a partire dalle ore 16. Ecco, un'iniziativa importante e soprattutto sarà anche un'occasione, come dire, anche un po' per rivivere un 2017 che dal punto di vista prettamente amatoriale ha portato a Inbici Top Challenge delle importanti soddisfazioni. Ricordiamo, il tutto è organizzato sotto l'egida dell'ACSI.
Sì, esatto, premieremo infatti tutti gli abbonati che hanno partecipato all'Indici Top Challenge 2017, quindi ci sarà anche una cerimonia di premiazione. I premiati sono 100, quindi tra le categorie maschile e femminile, quindi c'è una buona partecipazione, egida di Axi per la maggior parte delle manifestazioni, e sarà ospite infatti anche il responsabile nazionale Emiliano Cornia. Oh, che chiedo chiaramente di salutare anche a mio nome. Tra l'altro stavo vedendo anche la pagina Facebook in BC Magazine, questa volta non quella Top Challenge. Sulla pagina avete sollevato una gran bella questione che poi solleveremo anche noi qui a Ultimo Chilometro, no? Duello tra Vinokurov e Aru, tu come la pensi? Esatto. Finirà in tribunale il tormentato divorzio tra Fabio Carlo. Aru e l'Astana. Prego, Sara. Carlo? Sì. Sì, mi sa che è caduta la linea perché era in viaggio, Sara, quindi cercheremo di recuperarla quanto prima. Comunque, dicevamo, è un tema molto dibattuto e che è uscito fuori nelle ultime ore, proprio neanche negli ultimi giorni, ovvero questa possibilità che possa esserci una azione legale proprio da parte dell'Astana nei confronti di Fabio Aru. È qualcosa anche poi, tra l'altro, a livello giuridico di difficile da capire, perché bisogna anche capire poi quali erano gli accordi reali effettivamente tra le due parti, però obiettivamente, insomma, la rivista NBC Magazine solleva questa questione molto importante, ma soprattutto, ecco, anche interessante, ma qui si sfocia anche fuori dall'ambito prettamente ciclistico, in quanto si va poi dopo a parlare anche di tutti gli altri ambiti che riguardano soprattutto il settore lavorativo. Duello Vinokurov-Aru, tu come la pensi? Finirà in tribunale il tormentato divorzio tra Fabio Aru e l'Astana. Il patron del team kazako Aleksandre Vinokurov, che di recente aveva accusato il ciclista sardo di non aver comunicato secondo i termini contrattuali la scelta di lasciare il team, ha infatti deciso di rivolgersi agli avvocati per chiedere un indennizzo al neo acquisto della UAE Team Emirates, oggetto del contendere il mancato preavviso alla squadra che avrebbe messo in seria difficoltà l'Astana, impossibilitata a questo punto a garantirsi per la prossima stagione alternative all'altezza. Insomma, addirittura, ecco, si era fatto anche il nome di Rigoberto Urán come possibile sostituto di Fabio Aru. Sarebbe stato veramente un gran bel colpo per l'Astana. Invece poi alla fine sappiamo tutti che Fabio Aru ha deciso di rimanere alla Canon del Drapac, squadra che tra l'altro il prossimo anno cambierà nome, ma non cambierà nella sua essenza. Abbiamo recuperato Sara, credo. Scusatemi, ma sono in viaggio e sto tornando dalla Toscana verso l'Emilia, e sicuramente ci sono dei punti, insomma, dove il telefono purtroppo sappiamo bene che quella zona dell'Appennino di sicuro non ci aiuta più di tanto. Sara, ovviamente abbiamo un po' letto di questa diatriba attraverso il sito in BC Magazine, ma io ti domando, Sara, ma effettivamente si può fare una cosa del genere? Cioè, nel senso, chiedere un indennizzo perché una persona non ha avvertito per tempo che avrebbe lasciato la squadra? Ma sai, non abbiamo tutti gli elementi, nel senso che dovremmo andare a leggere effettivamente quelli che sono bisogna contratti. Bisogna leggere il contratto, esatto. Sì, bisogna leggere il contratto, però effettivamente se Fabio Aru in questo caso dovesse essere inadempiente da questo punto di vista, beh, l'indennizzo ci sta, Carlo. Perché magari, sai, non avvisare la squadra in tempo, un top team come quello dell'Astana dove il capitano Aru va via, potrebbe essere mettere in crisi davvero il team manager e tutta la squadra, ecco. No, ma soprattutto però, sai, perché gli elementi effettivamente adesso poi anche dal punto di vista dell'organico non hanno alternative, cioè nel senso un corridore forte come Aru nell'Astana non c'è obiettivamente. Non c'è, quindi esatto. Quindi questa è la notizia di questi ultimi giorni. Chiaro che non abbiamo tutti gli elementi per poter
chiarire bene la situazione, ecco, questa era un po' una provocazione, quella di vedere un po' da che punto di vista la pensavano i nostri elettori, però ripeto, bisogna guardare bene il contratto, ecco. Sì, esatto, diciamo che ecco, un anno non facile per Fabio Aru, perché comunque non è stato un anno semplicissimo per lui, certo. Anche se è arrivata la vittoria della maglia tricolore, ricordiamo l'infortunio che lo ha costretto a saltare il Giro d'Italia che partiva dalla sua Sardegna, un anno che si conclude, un anno non perfetto che si conclude in una maniera tutt'altro che perfetta per il corridore sardo. Sara, a questo punto diamo appuntamento a tutti quanti per la cerimonia di premiazione dell'Imbici Top Challenge. Sì, io ho fatto un bel tantam anche sui social, l'invito è personale, quindi chi intende partecipare può chiaramente mostrare nel telefonino l'invito, stamparlo, e vi aspetto tutti al Palazzo del Turismo di Riccione sabato 4 alle ore 16. Vi ricordo anche che la domenica successiva, per chi fosse rimasto in zona Riccione, ci sarà una pedalata, quindi un raduno, con a capo del gruppo Vladimir Belli. Ecco, e io ci sono rimasto malissimo perché tra due settimane ho la gara Grumo-Nevano del Giro d'Italia di ciclocross in provincia di Napoli, quindi mentre voi ve ne andate tranquillamente a pedalare su strada, io vado a pedalare nel... No, io non pedalo purtroppo, vabbè. Però, insomma, dai, ci siamo dovuti suddividere in questa maniera. Oh, tra l'altro ne approfitto... perché sì. Saresti stato un gradito ospite. Ma non avevo dubbi, ma del resto mi leggerete anche nei prossimi giorni sul sito inbici.net, perché avremo tanti argomenti di ciclocross dei quali parlare insieme ai lettori del sito di Inbici, oltre che della rivista. Grazie a Sara Falco, buona serata e buon lavoro con Inbici. Grazie a te Carlo, ciao, buona serata anche a voi. Quindi in modo, come dire, amatoriale, no? Questa puntata di Ultimo Chilometro. Mamma mia, quanti messaggi su Facebook. Allora, prima di tutto vorrei leggere questa notizia che... Allora, domani ci sarà in sostanza, ne parleremo poi più ampiamente dopo, la gara internazionale di ciclocross dell'Idroscalo di Milano. È arrivata una brutta notizia, o meglio, purtroppo poi non è nemmeno una novità, però ecco, noi la diciamo perché chiaramente riguarda anche una persona che conosciamo molto bene e che spesso è stata nostra ospite, ovvero Giorgia Fraiegari. In sostanza è stata rubata una bici di Giorgia Fraiegari a Milano mentre provava il percorso di gara all'Idroscalo. La bici è una Trek e ovviamente ci chiedono di condividere in tanti il post. Noi lo facciamo adesso in tempo reale proprio sul nostro gruppo di Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su bikelive.it. ecco, mi raccomando, prestate la massima attenzione. Ci sono stati dei furti di bici sia all'Idroscalo di Milano dell'anno scorso, ma addirittura ci sono stati anche nella gara di Brugherio. Purtroppo in Lombardia il commercio di biciclette rubate forse è anche superiore rispetto a tante altre regioni, anche perché comunque lì è molto praticata la disciplina. Ecco, si tratta di biciclette di alta gamma. E ecco, noi volentieri rilanciamo questo messaggio: prestate la massima attenzione ai vostri mezzi. Parliamo magari anche per gli amatori che decideranno, no, di andare a correre, o anche per le categorie giovanili, anzi no, solo le categorie giovanili in realtà, perché credo che non ci sia una gara amatoriale, ma non ne sono sicuro. Al di là di tutto, chiunque debba partecipare a queste gare, ecco, presti la massima attenzione, perché purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta, noi lo diciamo, e obiettivamente purtroppo è così. Mi raccomando, comunque continuate a scriverci sul nostro gruppo Facebook Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su Bike Live.
mezza estate, quando alla mia porta arrivi tu con le tue salite, le frenate, le discese, le volate, porti in me la gioventù. Ah, come sei calda mezza estate. Oh, mezza estate, ma in realtà siamo in pieno autunno, in piena stagione di ciclocross. Ecco, ripetiamo, purtroppo c'è stato questo questo episodio brutto oggi all'idroscalo di Milano. Durante le prove del percorso sono state rubate alcune biciclette, tra le quali la bici di Giorgia Fraiegari, portacolori della Giusfredi Bianchi. Si tratta di una Trek, è stata rubata mentre provava il percorso. Purtroppo è successo anche altre volte in passato, e purtroppo non solo in questa gara. Sono sempre cose ovviamente che lasciano tanta rabbia, ecco, e lo diciamo soprattutto perché poi sono dei veri e propri gesti vili che avvengono in una giornata che dovrebbe essere di festa per tutti. L'Italia del ciclocross si prepara, dopo aver vissuto la bellissima tappa di Ferentino del Giro d'Italia di ciclocross con oltre 550 presenze, si prepara a vivere altri due importanti appuntamenti. Uno ci sarà domani, ovvero la gara internazionale all'idroscalo di Milano, il Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, che ormai si è stabilizzato nella giornata festiva del 1° novembre. E poi il 5 novembre, domenica 5 novembre, ci saranno gli europei di ciclocross. E quindi, visto che si parla di fango, io ho interpellato Ilenia Lazzaro di Scratch, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Ilenia! Ciao Carlo e buonasera a tutti, tutti gli ascoltatori di Ultimo Chilometro. Sì, e un saluto anche ai tuoi telespettatori invece, che potranno vederti domani. Sì, io domani non ci sarò perché ho avuto un piccolo problemino con la bimba, ma c'è l'Artesi che avrà un aiuto d'eccezione, che ieri ci sotto nel commentare la tappa del Trofeo Triveneto di Bolzano. Ma insomma ritornerò la settimana prossima, considerando che a Scratch faremo vedere anche i campionati europei, quindi una sintesi europea, e quindi ci sarò. Esatto, con te parleremo soprattutto di europei, cara Ilenia, però ecco, prima diciamo anche a onor di cronaca, ricordiamo comunque che c'è stata questa gara, cioè domenica c'è stato un doppio appuntamento, diciamo così, ecco, una gara comunque importante nel nord Italia, Bolzano, con anche comunque alcuni nomi importanti che hanno preso il via della gara. Sì, c'era Norbert Parleiter, c'era Marco Ponta, Martino Fruet, diciamo che comunque insomma i suoi numeri li ha fatti comunque, 370 gli atleti partenti. C'era anche qualche new entry, perché c'è stata la campionessa lituana Manson Katarzyna Sosna, c'è stata anche una prova di Alessa Mistaggia, ex campionessa mondiale junior di downhill, quindi insomma c'erano anche degli atleti che normalmente non vediamo nel ciclocross, ma che si sono approcciati insomma in questa tappa. Ma obiettivamente, diciamo, Ilenia, scusa se ti interrompo, questi numeri del ciclocross sono veramente tanto in crescita. Io ho avuto modo di parlare con Fausto Scotti, che ha fatto una piccola statistica, e nelle precedenti 2 settimane in 3 gare regionali in Italia hanno gareggiato, tra tutte e 3 le gare, più di 1000 atleti in tutta Italia. Cioè, questi sono numeri che fanno invidia alle gran fondo. Assolutamente sì, il ciclocross in crescita piena. Infatti anch'io ho parlato con Fausto proprio di questi numeri, perché fin dall'inizio si sono sempre superati i 300 iscritti in tutte le gare, quindi se consideriamo, e poi parliamo solo di federazione, se poi ne siamo contati tutti i master, tutte le gare degli altri enti, è veramente un movimento che cresce settimana dopo settimana. Ci stanno approcciando anche atleti che sono sempre stati un po' restii, no? Il ciclocross, mi viene da pensare ad esempio a Yuri Ragnoli, campione italiano marathon, che dirà prossimamente nel ciclocross. La stessa Mistaggia, insomma, passare dal downhill al ciclocross non è la stessa cosa, però sono incuriositi da questo mondo e quindi lo provano.
e forse anche un po', lo dico, anche un po' a merito di tutti gli organizzatori che si sono adoperati per fare promozione al cross, le trasmissioni, tu anche la tua trasmissione radio che incentiva il cross e di tutti i circuiti che sono in giro per l'Italia, che sono veramente tantissimi. Assolutamente sì, ecco, e noi siamo felici di questa cosa anche perché, come ha scritto Marco Pastonesi, il ciclocross aiuta anche ad accorciare un po' l'inverno, no? Oltre a essere una grande festa per tutti. Allora, si corre per il campionato europeo nella giornata di domenica, per tanti domani il Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti sarà l'ultimo test. Non per Chiara Teocchi, che ha vinto a Ferentino, ma ha deciso di fare una settimana di riposo barra preparazione in vista del campionato europeo. Su di lei, Ilenia, mi sento di fare un discorso a parte, se non altro perché parte da campionessa uscente, insomma, per uscente, un anno intero, sì. Ecco, per un inverno intero, anzi un inverno e mezzo, abbiamo potuto vedere brillare questa maglia di campionessa europea sulle spalle di una talentuosa atleta italiana. Domenica Ferentino ha dato un gran bel segnale. Io la fiducia a Chiara, sinceramente, mi sento di dargliela, ma penso anche tu. Assolutamente sì, anche perché parliamo di un circuito come quello di Tafur, molto vicino ai percorsi nostri. A differenza, ad esempio, delle ultime gare che si sono viste, in primis la Coppa a Coxside, dove c'è molta sabbia e dove normalmente i nostri atleti fanno fatica perché quei tipi di percorsi non ci sono in Italia, o ce ne sono molto pochi. Tabor è un percorso con molti saliscendi e troviamo percorsi del tipo ovunque in Italia e in Svizzera, e in allenamento i nostri atleti fanno spesso anche trasferti in Svizzera, quindi mi sento assolutamente di dire che vedo bene una Chiara Teocchi, come vedo bene però anche una Sara Casasola che sta andando molto molto forte, e come vedo bene anche Silvia Persico. Insomma, diciamo che le ragazze hanno fatto combattere da fatto, stanno andando forte tutte, con la differenza che la Teocchi è partita forte già dalle prime uscite, nonostante sia partita giustamente dopo aver riposato dal mountain bike. Casasola invece ha fatto la stagione piena, è già un mese che gareggia e vince. Silvia Persico, un altro esempio di multidisciplina, perché spazia dalla strada alla pista al ciclocross ed è andata benissimo anche appunto nell'ultima tappa del giro. Quindi è un percorso che a mio avviso potrà darci soddisfazioni con le nostre under, assolutamente. Io penso che i pezzi da 90 l'Italia li può schierare proprio, anzi li schiera proprio tra le donne under 23, perché appunto Casasola, Persico, Teocchi domenica si sono fronteggiate e hanno fatto un garone. È anche vero che Chiara Teocchi ha vinto con più di 30 secondi su Persico e Casasola, però la stessa Sara comunque è partita veramente fortissimo. Ora bisognerà capire come queste ragazze hanno deciso di gestire questa settimana. Secondo te sulla carta è stata giusta la scelta di Chiara di saltare la gara di domani? Beh, oddio, lì sicuramente ne avrà parlato con i suoi preparatori, sai, ogni atleta è un po' diverso, c'è chi ha bisogno di correre a metà settimana, ad esempio l'Arzuffi adesso, a mio avviso, fa bene esserci al Guerciotti, perché l'Arzuffi ha proprio approcciato in maniera professionale, professionistica il ciclocross e gareggia 2-3 volte alla settimana già da un mese, quindi se vai a togliergli il ritmo la settimana di una gara rischia che poi magari ne risente la domenica. Ma Chiara ha appena cominciato ed è già competitiva, quindi a mio avviso ha studiato bene come arrivare a questo appuntamento, anche perché comunque è la campionessa uscente e penso anche lei voglia fare di tutto per mantenere la maglia, quindi insomma dipende un po' dalla tipologia dell'atleta, probabilmente in lei preparare un appuntamento a una settimana è meglio che non magari rischiare eventualmente anche non un fuori giri, ma magari sai, è vero che è asciutto, è vero quello che vuoi, però è comunque una gara dove puoi rischiare anche di farti male, perché può succedere veramente di tutto in una gara. Sì, comunque sappiamo bene che cioè, l'idroscalo di Milano, come dire, è un terreno comunque dove c'è sempre tanta umidità, anche se c'è il sole come l'anno scorso, però comunque il terreno non è mai facile da affrontare, quindi obiettivamente ecco, bisogna tarare bene questa scelta, quindi ecco una scelta della Teocchi di
fare una settimana solo di preparazione verso la gara di domenica. Proseguiamo con le donne, mentre intanto ci scrive un amico comune su Facebook, Roberto Dalla Valle, papà di Tommaso Dalla Valle, corridore della KTM, che commenta l'episodio che è successo a Giorgia Fraiegari, il furto della bici. Dice: mi dispiace, ma Milano è un posto di, non si dice la parola, e se lo dico è perché posso dirlo, perché a me l'anno scorso ne hanno rubate due in un solo colpo, ragazzi. No, però è vero, perché da quelle parti obiettivamente c'è forse anche più commercio di bici, e quindi anche per quello le vanno a rubare di più. Certo, però sono, sai cos'è, Carlo, su questa cosa del furto delle bici? Sono delle zone che sono più propense di altre, infatti non a caso, ad esempio, sul ciclismo, nel ciclismo su strada, tutta la zona del Friuli Alto è sempre bersagliata anche durante le corse tappe dei dilettanti, perché hanno smercio e riescono subito ad andare dall'altra parte del confine. Terribile. E mi dispiacere, questa cosa di Milano, ricordo l'anno scorso anche Susy Godard, gli avevano rubato la bici e aveva messo questo post su Facebook. E molto spesso è un disagio grosso, perché poi comunque molte ragazze, anche la bici è di proprietà, e poi se ti rubano la bicicletta resti senza bici, esatto. È un disastro. Quindi sì. Sicuramente forse i labi pensano, insomma, che il ciclismo, che il ciclocross arriva di miliardi, ma non è assolutamente così. Non è paragonabile. No, e soprattutto quando ti rubano la bici il giorno prima della gara, comunque il giorno dopo hai una bici in meno, ecco. Quindi voglio dire, si tratta veramente di un gesto vile. Allora, donne elite con Alice Maria Arzuffi, nazionale italiana, e Eva Lechner. Io spenderei due parole su Eva Lechner, perché questa ragazza, Zitta, dopo aver fatto una stagione magari di mountain bike non proprio esaltante, però in Coppa del Mondo i suoi bei piazzamenti li sta facendo. Li ha fatti. Esatto, sì. E sta migliorando sempre di più, quindi secondo me Zitta, Eva Lechner a fari spenti una bella gara la può fare. Sì, che tra l'altro conosce bene anche il percorso di Tabor, cioè corsa mondiale, ovviamente. In periodo mondiale a Tabor normalmente c'è un metro di neve, e lì penso che questa settimana sarà, forse adesso non ho visto le previsioni, quindi non so se sarà umido o se sarà secco, ma comunque siamo in autunno, quindi sicuramente non ci sono le condizioni estreme che si trova mondiale. È un percorso per la Lechner, quello di Tabor, come è un percorso per Arzuffi, c'è anche tra l'altro tutta una serie di contropendenze dove bisogna saper guidare bene, e diciamo che alla fine diventa anche un percorso duro, nonostante sia veloce, perché non è piatto, cioè dentro questa conca, in questo paesino un po' bohemien, e a mio avviso la Lechner ha preparato bene questo campionato europeo, e poi la conferma l'abbiamo vista anche a Coxside, dove è riuscita comunque ad fare una buona gara, nonostante, appunto, ripeto, il percorso di Coxside con la sabbia non è un percorso per i nostri italiani, eppure è riuscita, insomma, a tirare fuori un bel risultato, ecco. Sicuramente. Immagino sarà una giornata un po' difficile per Gioele Bertolini, che resta sempre ovviamente uno dei migliori azzurri, però chiaramente gareggiare al primo anno da elite contro campioni come Mathieu Van Der Poel, Van Aert, insomma tutti questi nomi importanti che conosciamo molto bene. Van der Aar, esatto. Pochi considerano Van der Aar. Ma infatti, secondo me, per Gioele è quest'anno è un europeo d'esperienza. Certo, è un po' test. Per capire come vanno. Vabbè, l'ha già capito, perché ha già fatto tante gare di super prestigio, gare nazionali in Belgio. Ma sicuramente è l'anno dell'esperienza questo, quindi non possiamo chiedere niente a Gioele se non di fare meglio che può. Esatto. A mio avviso sarà una gara molto bella. Spero che sia il classico campionato europeo che non ti aspetti, perché ogni anno il campionato europeo non vince mai il favorito, è vero. Infatti io non metterei, esatto, proprio il nome di Van Der Poel tra primo, proprio anch'io. Per primo, esatto. Io direi stiamo attenti a Lars Van Der Aar, uno perché l'ha già vinto il campionato europeo, e due perché è il terzo più costante dell'ultimo periodo. Anche questo è vero, esatto. Io metto anche Van Aert comunque, perché è partito un po' piano, però secondo me la botta gliela vuole dare. Ma il problema tra Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel è molto semplice, che molto spesso si fanno un po' le scaramucce
l'un con l'altro, ed è per questo che poi un campionato europeo mi vince un Don Hertz come l'anno scorso, vince un Lars van der Haar come 2 anni fa, perché poi loro due si guardano, va via un po' come un fagiano, il terzo che non ti aspetti, e poi va a vincere. Quindi staremo a vedere, ma aspetto sicuramente una bella gara, spero che non sia un dominio, perché sennò poi diventano giusto, speriamo non sia così. E nelle donne, permettimi Carlo, sì, di dirti che sì, c'è la Captains che sta andando molto forte, a mio avviso sta facendo la stagione della vita, perché io l'anno scorso la commentavo spesso nelle gare al nord, ed era una ragazza che più del quinto quarto posto non andava. Quest'anno 4 tappe del Super Prestige, la Victoria Cockside, insomma sicuramente è una delle attese, però con un percorso così sarei attenta anche a Sophie de Boer e sicuramente a Lucinda Brandt, che è magari l'atleta che non ti aspetti. Mi dispiace non vedere Marianne Vos, che dovrebbe ritornare nel ciclocross e che aspettiamo comunque nel ciclocross, perché sappiamo, io l'ho vista, lei sta mettendo delle foto con la bici da cross, quindi sicuramente l'aspettiamo, ecco, l'aspettiamo anche sicuramente. Ilenia, per concludere, uomini under 23, uomini juniores, per quanto riguarda la nazionale italiana, insomma, tra gli under 23, Jacob Dorigoni e Antonio Folcarelli, forse, due dei nomi più brillanti che obiettivamente abbiamo nella categoria, e tra gli juniores, immancabile Filippo Fontana, insieme a Federico Ceolin, che sta facendo un bel inizio di stagione. Sì, allora partiamo da lì. Sicuramente il campionato europeo è la prova dove tutti ci aspettiamo Filippo Fontana, anche perché fino adesso Filippo ha corso solo in ambito nazionale, ha dimostrato nettamente di essere il più forte in tutte le gare, perché le ha vinte tutte, e io ho visto anche la superiorità con cui ha vinto a Kles, un percorso molto tecnico, quindi sicuramente atteso in ambito internazionale. E la gara junior del campionato europeo è sempre una gara un po' strana, perché comunque ci sono ragazzi che non ti aspetti, ci sono ragazzi che normalmente corrono nelle loro nazioni, non hanno una grande esperienza internazionale, quindi anche la gara più bella e più complessa. Federico Ceolin sta andando molto bene in questo periodo, e quindi anche lui può essere un ragazzo che può aspirare a fare bene, perché se Filippo Fontana può aspirare a una top 5, a mio avviso Ceolin può aspirare a una top 10, perché ricordiamocelo che comunque con gli junior ogni anno gli fa sempre bene, quindi a mio avviso ambito junior molto bene. Ambito under 23 abbiamo due cavalli di razza, Jacob Dorigoni e Folcarelli. Tra l'altro Folcarelli sta andando veramente bene quest'anno, sì. Lì però sai, ti trovi un po' a fronteggiare Iservit, Pidcock, insomma quei ragazzi che normalmente già primeggiano e fanno ragazzi, le gare Pidcock, veramente qualcosa di eccezionale, di esatto, sì. Quindi però insomma io mi aspetto che sicuramente tutti vanno lì per dare il meglio, e sono convinta che si potrà portare a casa dei buoni risultati, ecco. Assolutamente sì, noi siamo più che fiduciosi. Bellissima la battuta della nostra ascoltatrice di Roberta, che dice: secondo me l'europeo lo vince Van Aert, perché si sarà stufato di arrivare secondo dietro a Van der Poel. Vedremo se sarà così. Intanto io ringrazio Ilenia Lazzaro, do appuntamento per domani sera per Scratch, anche se non c'è lei, però sì, ci sarà Nicola Argesi alla conduzione. Assolutamente sì, ore 20, canale Italia 84, come al solito ogni mercoledì. Grazie Ilenia, buona serata. Grazie Carlo e buona serata, grazie. Ah, come sei bella mezza estate. Quando la mia devi rimboccarti le maniche, allenarti e combattere, non aspettarti l'aiuto di nessuno, combattere con le tue forze, con la tua testa, con la tua determinazione, e se vuoi raggiungere qualcosa devi mettercela davvero tutta. Allora io penso che è tanti anni che corro, ho cominciato come un gioco, magari come tanti bambini che cominciano adesso, e penso che correre in bici sia stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Ho 35 anni purtroppo, cacchio, e mi diverto ancora come quando ero bambino a correre in bici, quindi quello che posso dirvi: correte in bici, divertitevi e inseguite un sogno, perché magari il sogno a volte si realizza. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari.
Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari. Vidia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. 1, 2, 3, 4, prenota la tua vacanza lì. Oh, seconda parte di Ultimo Chilometro. Abbiamo qualche problema, stacca ogni tanto la pubblicità, ma non fa niente, poi risolveremo il problema. Seconda parte di Ultimo Chilometro, ancora Carlo Gugliotta in voce con voi come ogni martedì fino alle 19:30 con Ultimo Chilometro. Oggi è vigilia perché domani si corre a Milano e tiene banco purtroppo sul nostro gruppo di Facebook Io Ascolto il Ciclismo alla Radio. Questo furto di bici che c'è stato, tra l'altro abbiamo scoperto questa sera che sono state in realtà finora rubate due bici, una di Giorgia Fraiegari e l'altra di Luca Ursino, quest'ultimo atleta della Pro Bike. E il nostro amico Roberto Dalla Valle ci scrive: mi dispiace, però anche gli organizzatori e il comune di Milano dovrebbero prevedere un po' di sorveglianza vista la grande affluenza sul posto. Un vero peccato, insomma, che la vigilia di una festa così importante sia rovinata, no, da questi furti di bici. Nel frattempo Marco ci scrive, nostro amico ascoltatore, riguardo le convocazioni per l'Europeo: sono convinto che Antonio Forcarelli farà una grande gara e crescerà molto nel corso degli anni. Noi questo ce lo auguriamo, anche perché lo ha fronteggiato domenica a Ferentino il nostro ospite che abbiamo in collegamento telefonico con noi, Cristian Cominelli. Ciao Cristian, ben trovato a Ultimo Chilometro. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Oh, sei a Milano perché, ecco, domani gareggerai all'Idroscalo, quindi ecco, ti abbiamo messo al corrente. Fate molta attenzione, mi raccomando, voi della vostra squadra, perché insomma, a quanto pare la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Purtroppo molto spesso nelle gare c'è questo problema e insomma la gente è proprio sempre dietro l'angolo che aspetta solo la prima distrazione per approfittarne.
Sicuramente bisogna stare attenti perché le bici hanno un certo valore e ormai si sa, c'è gente che cerca di trarne guadagno sempre. Allora, Cristiano, noi ci eravamo lasciati lo scorso gennaio con la convocazione in nazionale azzurra e adesso noi ci ritroviamo all'inizio di una nuova stagione di ciclocross con una bella e importante vittoria. Prima di tutto è arrivata una soddisfazione importante anche per la squadra perché domenica 22 ottobre, ricordiamo che la tua squadra è una squadra laziale, hai vinto il campionato regionale del Lazio di ciclocross e poi hai gareggiato a Ferentino e hai ottenuto veramente una bellissima vittoria perché, insomma, secondo me l'hai anche un po' gestita d'esperienza domenica, almeno così mi è sembrato. Sì, sono molto contento di questa vittoria perché comunque vincere dà sempre morale. Arriva a pochi giorni appunto dal Guerciotti che sarà domani, che è sicuramente uno degli appuntamenti più importanti di inizio stagione e quindi mi dà quello stimolo in più per poter far bene. Sicuramente è stata una bella gara, abbastanza tecnica e impegnativa, e ho trovato ottime risposte. E vediamo. Domani ovviamente ci sarà un livello molto più alto, però sono curioso di cimentarmi anche con qualche straniero e vedere insomma a che punto sono dall'altra parte. Si dice che per domani sia Meusen il nome un po' più gettonato insieme a quello di Bertolini. Sì, ho visto un pochino l'elenco dei partenti e sicuramente Meisen aveva già vinto lo scorso anno e sarà un po' perché anche in Coppa del Mondo e nelle gare in Belgio è stato, penso, uno dei pochi a entrare insomma, nei primi 10 insieme agli atleti del Belgio e quindi sicuramente sarà in ottima condizione, ha vinto anche domenica in Svizzera, è sicuramente l'uomo da battere. Poi ho visto nell'elenco iscritti anche Buchinger e Sascha Weber, che secondo me saranno due atleti da tenere d'occhio, e poi ovviamente il resto degli italiani. Ecco, ma torniamo a domenica, Cristian, perché io poi da quando ti vedo gareggiare ho notato una cosa, correggimi se sbaglio, quando tu stai particolarmente bene, affronti le curve in maniera un po', mi viene da dire un po' come un motociclista, nel senso che le affronti quasi in maniera spavalda, no? Per uno magari che non conosce il ciclocross, nel senso che ti allarghi un po', le prendi in maniera un po' diversa rispetto alla traiettoria degli altri. Domenica stavi veramente così bene? Ma arrivo da un periodo di preparazione abbastanza intenso, infatti cercavo qualche risposta dalla gara e speravo insomma, di trovare un'ottima condizione per questo periodo. Domenica stavo bene, ho visto che le gambe tiravano molto, molto facilmente, quindi ho cercato di non forzare nella prima parte, ma cercare un pochino insomma, di rimanere davanti senza rischiare. E quando c'è stato un pochino un po' di bagarre, ho allungato e subito ho visto che sono riuscito a fare la differenza. Quindi questo mi ha dato fiducia, proprio anche in vista di domani, perché secondo me posso fare un'ottima gara e giocarmela, insomma.
Eh sì, domani sarà un test importante, come dicevamo, un po' per tutti. Ecco, che obiettivi ti sei posto per questa stagione di ciclocross, Christian? Perché comunque, ecco, sei partito veramente col piede giusto. Sì, beh, ho fatto praticamente l'ultima parte della stagione di mondo che con alcune gare, anche in preparazione in vista poi di questa stagione di ciclocross. Ho finito di correre in mountain bike il 15 di ottobre, la domenica successiva l'8 di ottobre, la domenica successiva ero già in pista con il ciclocross, quindi ho cercato un pochino di sfruttare un po' la condizione e gli allenamenti della mountain bike per fare la prima parte di stagione fino a dicembre un pochino meglio rispetto agli anni passati. Gli obiettivi di quest'anno sono come tutti gli altri anni intenti sulle gare più importanti in Italia, sicuramente le gare internazionali più il Giro d'Italia e poi insomma l'obiettivo numero uno è sicuramente il campionato italiano. Che quest'anno sarà a Roma, sarà vicino alla sede della squadra, è un percorso che mi piace particolarmente e dovrebbe, in caso di bel tempo, anche molto scorrevole come piace a me. Il nostro amico ascoltatore Marco ci scrive: domani Cominelli farà sicuramente una grande gara, domenica ha impressionato tutti, non sentiva la catena. Ma sicuramente domenica, come ripeto, ho avuto buone sensazioni. Domani sarà tutta un'altra storia perché comunque il livello è veramente alto, ci sono corridori che gareggiano da un mese e quindi hanno un ritmo gara molto più alto del mio. Purtroppo io ho fatto solamente tre corse e quindi dovrò cercare un pochino di difendermi nella prima parte e poi vedere sul finale se sarà la possibilità di lottare insomma per la vittoria. Senti Christian, non è arrivata per te la convocazione nazionale per l'Europeo, ma mi viene anche da pensare che comunque sia stata anche un po' una cosa concordata, no? Con Fausto Scotti, anche un po' per i numeri di posti che ci sono a disposizione per il campionato europeo, però un parere te lo possiamo chiedere, insomma, cosa ti aspetti dai ragazzi e dalle ragazze per domenica? Allora, sinceramente, con Fausto non ne avevamo parlato. La prima uscita sicuramente a Clef non è stata delle migliori per me. Ho avuto un problema meccanico che mi ha legato un pochino indietro e quindi anche per quello penso che Fausto abbia deciso così. Sinceramente speravo in qualcosa, però l'importante per me quest'anno sarà cercare di far bene l'attività e il calendario che mi sono preposto. Certo. E quindi poi vedremo. Certo. Per i ragazzi sicuramente tra le donne abbiamo più chance anche di medaglia, di vittoria, soprattutto tra le ragazze più piccole. E per il resto sicuramente il livello sarà altissimo come sempre. Vediamo, speriamo insomma che qualcuno riesca come lo scorso anno
a riportare una maglia in Italia, insomma. Speriamo bene. Tra le donne under 23 secondo me noi siamo i più forti, perché schierare Chiara Teocchi, Silvia Persico e Sara Casasola sono tre nomi, tre pezzi da 90. Speriamo che anche nelle altre categorie comunque l'Italia possa fare, al di là di tutto, una bella gara in vista del campionato europeo. Cristian, grazie mille, grazie per averci dedicato questi minuti e in bocca al lupo per domani, per la gara dell'idroscalo a Milano. Buona serata. Grazie mille a tutti e buona serata. Grazie. Oh, dopo aver ascoltato Cristian Cominelli, allora c'è il nostro amico Vincenzo, al quale chiedo scusa, che ci ha postato diverse notizie sul nostro gruppo di Facebook. Io ascolto il ciclismo alla radio, nelle quali, ecco, parlava soprattutto delle notizie che riguardavano il ciclismo su strada. Chiede per esempio se è vero che il Giro arriverà a Città del Vaticano, a quanto per adesso non è dato di sapere questa notizia, quindi non la sappiamo. Così come, ecco, grazie per averci postato anche queste altre notizie molto interessanti riguardo anche alcuni omaggi che sono stati fatti a Michele Scarponi, che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di omaggiare ad ogni puntata. Abbiamo già letto il messaggio di Marco, nel quale appunto dice che sicuramente Cominelli farà una grande gara. Si parla anche della possibilità che ci siano due eventi per ricordare Michele Scarponi, sia in occasione del Giro d'Italia che della Tirreno Adriatico. Quindi probabilmente a Filottrano ci sarà prima un arrivo della Tirreno Adriatico, poi la partenza della frazione del Giro d'Italia per Imola. Anche questa sarebbe un'ipotesi molto suggestiva, ovviamente, come dicevamo, per ricordare Michele Scarponi, figura che chiaramente non dimenticheremo mai. E appunto un anno travagliato per la Astana, anche per colpa di questa morte improvvisa, ovviamente non solo per la Astana ma un po' per tutti. Poi si conclude anche con questo anno, con questo addio di Fabio Aru, che chiaramente ha lasciato un po' tutto l'ambiente con l'amaro in bocca. Però, ecco, ripeto, purtroppo sono cose che succedono e bisognerà poi capire se effettivamente la Astana procederà per vie legali verso Fabio Aru. Questo è un argomento che sta tenendo banco nel ciclismo professionistico su strada. Noi quindi lo riportiamo, lo ricordiamo. Aleksandr Vinokurov vorrebbe fare causa a Fabio Aru perché non avrebbe avvertito la Astana nei tempi giusti, o meglio, lui avrebbe dovuto avvertire molto tempo prima che avrebbe lasciato la Astana per accasarsi alla UAE Team Emirates, la squadra che fino a 2 anni fa si chiamava con il nome di Lampre e che appunto poi quest'anno ha cambiato denominazione e sponsor principale, squadra che non è più tutta italiana ma che ha comunque un grande organico italiano e anche tantissimi corridori italiani. Nostro amico Aldo ci scrive invece riguardo il campionato europeo di ciclocross: secondo me vince Van der Poel in quanto in questo momento è il più forte. Effettivamente poi quello di Van der Poel è senza dubbio il nome più gettonato per quanto riguarda le gare che si svolgeranno nella giornata di domenica. Ricordiamo il campionato europeo di ciclocross. Tra l'altro Aldo ha potuto anche seguire da vicino il Giro d'Italia di ciclocross, così come Marco, quindi, che ci stanno scrivendo, quindi come dire, anche loro sono entrati con tutti e due i piedi nel cosiddetto ambiente del ciclocross e anche loro pedalano quindi nel fango durante questa stagione invernale. Allora, noi siamo in chiusura anche per quanto riguarda questa puntata di Ultimo Chilometro e a questo punto io vi auguro buona serata, buon riposo per domani perché è festa, primo di novembre.
Ma ripeto, grazie a tutti voi, perché ogni settimana scegliete Ultimo Chilometro per seguire il ciclismo alla radio. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30. Per quanto mi riguarda è tutto. L'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo.